Le statue dell'Apostolato Orvietano sono state realizzate in marmo statuario di Carrara, pesano circa 30 quintali ognuna e sono alte intorno ai 3 metri. Poggiano sui loro basamenti originali alti 1,80 m, ad eccezione di quelli di San Pietro e San Paolo che, essendo collocati sui gradini del presbiterio, sono più bassi. I basamenti furono scolpiti in marmo rosso di Prodo, arricchito da specchiature sulle tre facce. Alcuni esemplari, i più antichi ad esempio, hanno riquadri neri di ardesia, altri hanno intarsi policromi con il monogramma dell'Opera del Duomo, OPSM, acronimo di Opera Pia di Santa Maria. Purtroppo, a causa dei ripetuti spostamenti delle statue, sono giunti in pessimo stato di conservazione, praticamente in grossi frammenti. In 122 anni, a partire dal 1897, sono stati smontati, incassati, caricati, trasportati, ricostruiti, rismontati e riposti per ben 4 volte. Dalla cattedrale al salone superiore di Palazzo Sogliano, da lì al salone a piano terra, quindi ai magazzini sotterranei del Duomo, per tornare finalmente nella loro collocazione originaria nel novembre 2019. Nel corso del recente e complesso intervento di restauro di tipo conservativo, i frammenti originali sono stati riassemblati e rafforzati all'interno attraverso l'utilizzo di una malta tecnologica contenente poca acqua e con un forte potere strutturale e adesivo. Le superfici sono state ripulite, reintegrate e stuccate dove necessario e rifinite con un trattamento finale che ha restituito colore e omogeneità alla pietra originale. Nella collocazione dei basamenti, inoltre, sono state adottate delle misure antisismiche. Le basi sono imperniate al pavimento e tenute distaccate dai pilastri, così da essere libere di reagire all'oscillazione in autonomia rispetto ad essi.